Ehi, alcuni mi chiedono perché dovrei fare uno stage intensivo di Krav Maga. Il concetto base nel Krav Maga è lo stesso di quello che era in origine nell'ambito militare, ovvero sia ottenere un risultato in tempo accettabile. Per cui il Krav Maga, la KMG, lavora molto molto bene per intensivi. Inoltre c'è un aspetto che pochi considerano. Quando tu ti alleni regolarmente in classe, devi spendere un certo di tempo per quello che è il riscaldamento, giustamente. Più un richiamo delle tecniche, perché la classe può non essere pronta al materiale nuovo e un buon istruttore verifica sempre qual è la condizione della classe nel momento in cui decide di proporre qualcosa di nuovo. Questo perché? Perché la classe può essere disomogenea, perché certi elementi possono non essere passati, per altri n motivi. E infine devi proporre un esercizio che sia riassuntivo e ponga la classe in una condizione in cui possa fare prova, una verifica di quello che è stato appreso in quella lezione e nelle lezioni precedenti in un contesto dinamico e non collaborativo, diciamo in un contesto sotto stress. Il tutto in un'ora o in un'ora e mezza. Considerando i tempi necessari al riscaldamento, considerando i tempi necessari all'esercizio finale, rimane una parte probabilmente va dai 20 ai 40 minuti per le tecniche, che è poca, davvero poca. Se noi invece spalmiamo il tutto all'interno di un seminario di 6 ore, la parte relativa alle tecniche è molto più ampia. Non solo, ma si possono fare tutta una serie di lavori che richiedono tempo, tutta una serie di lavori e esercizi, anche dal punto di vista mentale, che consentono alla persona di comprendere bene non solo la tecnica, ma l'ambito in cui viene utilizzata e come migliorarla. Per concludere, uno stage ha un grande valore perché tu non solo entri dallo stage e ne esci che hai qualcosa di nuovo, qualcosa di immediatamente utilizzabile, ma anche perché ti dà tutta una serie di strumenti per continuare ad allenare e migliorare le tecniche durante le lezioni regolari.